avvocato e soprattutto un amico, Mauro D'Amato. Buonasera a tutti. Amici, cittadine, cittadini, grazie di essere qui questa sera ad ascoltare e sono certo a condividere quelle che sono le nostre proposte, le nostre speranze. Innanzitutto devo ringraziare pubblicamente, colgo l'occasione, Sonia Loia per l'opportunità che mi ha dato per candidarmi. Ritengo che Toni sia la persona adatta a ricoprire il ruolo di sindaco della nostra città, perché ho avuto modo di apprezzare la sua competenza, il valore della sua esperienza politica maturata in tutti questi anni, la sua lealtà nei confronti delle persone, non è poco, la sua capacità e anche il coraggio, consentitemi, di mettere su una squadra affiatata, prevalentemente di persone nuove, tutte con l'unico obiettivo di mettersi a disposizione della collettività, naturalmente, senza alcuna riserva, senza alcun doppio fine. Credo nel nostro candidato Loia e sono sicuro che è lui la persona che è in grado di far fare a ballo il salto di qualità che tutti da anni attendiamo per la nostra città. Perché mi sono candidato? Me lo sono chiesto più volte. Sono avvocato e forse sarebbe stato certamente più conveniente non intraprendere questa iniziativa. Ma non è stato così. Questo è per me il momento di assumere nuove responsabilità. Questa mia avventura politica nasce dalla consapevolezza che Vallo non debba essere considerata un complesso di vie, un complesso di edifici, di strade, ma Vallo è innanzitutto una comunità di persone e ogni persona, ogni vallese deve essere attore, protagonista nella propria città. In cui è precipitata la politica nazionale, a mio modo di vedere, a mio sommesso modo di vedere, scaturisce dal distacco della realtà territoriale, dalla realtà territoriale. La politica, a mio modo di vedere, chiedo scusa la ripetizione, deve ritornare alla dimensione del territorio. La politica ha bisogno di ritornare tra la gente per lasciarsi interrogare, stimolare le persone. Sono il punto di partenza dell'azione amministrativa che abbiamo immaginato per un Vallo migliore. Il nostro programma, che in questi giorni stiamo distribuendo nelle case di tutti i cittadini, nasce dalla consapevolezza dei grossi disagi che bambini, adolescenti, adulti, famiglie diversamente abili affrontano quotidianamente, dall'amara constatazione che purtroppo per le politiche sociali praticamente nulla è stato fatto dall'amministrazione che in questi giorni termina il suo mandato. Con gli amici della lista, con i ragazzi che hanno collaborato alla redazione del programma, colgo l'occasione nuovamente per ringraziarli pubblicamente. Ma soprattutto con le persone che abbiamo incontrato prima di cominciare questa avventura, ci siamo resi conto di una cosa, di una necessità, che Vallo ha una necessità, che Vallo, i cittadini, hanno una necessità, che Vallo diventi una città per tutti. Senz'altro questa consapevolezza l'ho avvertita maggiormente in questi ultimi periodi, con la nascita di mio figlio Alfonso Filippo. Guardando intorno ho dovuto purtroppo constatare che nulla è stato programmato, nulla è stato realizzato per le nuove generazioni. Bisogna promuovere la cultura dell'infanzia,
mettere le basi per gli adulti di domani, per le nuove generazioni, far sì che i nostri figli abbiano più occasioni per incontrarsi, per interagire tra loro, per una crescita sana. A tal proposito, abbiamo ritenuto opportuno che con l'aiuto delle numerose associazioni che sono a ballo, sono presenti nella nostra città, sempre pronte a soccorrere chi ha bisogno, sempre pronte a tendere una mano, si provvede alla realizzazione di ludoteche, ad esempio, di baby park, che sono anche di aiuto alle famiglie. E a questo punto, mi ripeto, bisogna promuovere la cultura dell'infanzia. Mi sono domandato, partendo da cosa? Da una cosa semplice, sciocca, dall'acquisto di uno scivolo. Ho parlato con degli amici, con delle giovani coppie, mi dicono che a Vallo, mio bambino è ancora piccolo, mi dicono che a Vallo non c'è un'area pubblica con uno scivolo. Mi dicono che per andare sullo scivolo bisogna andare a pioppi o ad ascena. Ancora. Può darsi di sì al supermercato ad acquistarlo, andiamo ad acquistare insieme, non lo so. No, c'è. Se c'è al supermercato, va bene. Ancora. La convinzione che Vallo diventi una città per tutti è diventata la mia priorità di vita. Da quanto ho cominciato a toccare con mano le difficoltà quotidiane di chi è diversamente abile. E non mi rivolgo soltanto all'indispensabile necessità di dover realizzare un piano che porti al graduale superamento delle barriere architettoniche presenti nella nostra città, e sono tante, che rendono impossibile persino una semplice passeggiata, una cena tra amici, l'accesso ad un edificio pubblico. A tal proposito, il mio pensiero corre immediatamente alla nostra casa municipale, all'interno di essa, all'ufficio per i servizi sociali, locali praticamente inaccessibili a causa della presenza di insormontabili barriere architettoniche. E anche qui, e questo lo trovo assurdo, nulla è stato fatto nonostante le numerose sollecitazioni rivolte direttamente dagli interessati. La lista per Vallo sul tema delle politiche sociali si è impegnata molto per una serie di progetti. La realizzazione di nuove strutture residenziali per persone in situazione di handicap grave, prive di assistenza familiare, le cosiddette dopo di noi. Sono presenti in molte comunità d'Italia, ma a Vallo ancora non se ne parla. Si tratta di sedi che sono in grado di curare, accudire persone disabili, prive del sostegno familiare. A questo punto consentitemi questa osservazione, su questo punto. Peccato che all'avviso pubblico indetto dalla Regione Campania con il decreto dirigenziale 2007 numero 910, con cui si invitava gli enti a presentare delle domande inerenti alla concessione ed erogazione di contributi, il Comune di Vallo della Lucania abbia ritenuto addirittura di non dover partecipare, laddove ad esempio il Comune di Casal Velino ha partecipato con una cooperativa sociale e con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della provincia di Salerno e si è aggiudicato un contributo di euro 340.000. Peccato che Vallo non ha partecipato. Ci siamo impegnati nella realizzazione di un centro diurno polifunzionale ove le persone svantaggiate, diversamente abili, possano trascorrere momenti della loro giornata fuori dalle mura domestiche, dove poter svolgere una serie di attività e ridurre quel triste fenomeno di emarginazione che li interessa e per poter affermare l'autonomia personale e sociale. Ad esempio, svolgere attività ludico-ricreative, attività motori, laboratori teatrali di pittura, laboratori per la
Un discorso a parte ho riservato per quanto riguarda l'assistenza domiciliare sociosanitaria per le persone svantaggiate. Oggi questa attività socioassistenziale è demandata al piano sociale di zona Salerno 7, con sede a Santa Maria di Castellabate, organismo sovracomunale, che forse per carenza di fondi, ma anche, penso, consentitemelo, soprattutto per un'organizzazione approssimata, superficiale, attenta ad interessi che assolutamente non corrispondono con quelli delle persone svantaggiate, non riesce ad assicurare livelli di assistenza sociosanitaria domiciliare ai diversamente abili degna dei tempi in cui viviamo. Si pensi che oggi, a fronte delle grosse somme che la Regione Campania versa nelle casse del piano sociale di zona, lo stesso riesce ad offrire a persone svantaggiate, in particolare a disabili, un'assistenza sociosanitaria domiciliare al massimo per un'ora a settimana, per non più di due, massimo tre mesi l'anno. Ma ci rendiamo conto che tutto questo è assurdo? Come si può accudire una persona che ha bisogno di sostegno solo per due, tre mesi e poi dimenticarsi di lei per i restanti mesi dell'anno? È questo il motivo per cui sentiamo la necessità di pianificare nuovamente la struttura del piano sociale di zona Salerno 7, che al momento costituisce soltanto uno sperpero di risorse e di denaro pubblico. Nell'ottica di questa ripianificazione ci batteremo perché la sede del piano venga trasferita a Vallo, perché Vallo è certamente più agevole da raggiungere dagli utenti di tutto il comprensorio, e perché Vallo deve divenire nuovamente il centro di riferimento di tutte le attività del comprensorio. Tra gli obiettivi, sempre in tema di politiche sociali che ci siamo prefissati, sempre nell'ottica del principio ispiratore che Vallo diventi una città per tutti, vi è l'accesso al credito e all'edilizia agevolata per le giovani coppie, agevolazioni fiscali per chi prende la residenza a Vallo, per chi investe in attività artigianali nelle zone del centro storico, per chi restaura un proprio immobile nel centro storico. Incentivi economici per gli studenti, anche universitari, svantaggiosi ma meritevoli. Un albo delle badanti e delle collaboratrici domestiche per offrire agli anziani un servizio controllato e qualificato. La banca del tempo, e chiudo, che non è altro che un sistema presente in molte municipalità, in virtù del quale ognuno di noi mette a disposizione degli altri un po' del proprio tempo per fornire la propria esperienza. Per fare tutto ciò ci siamo impegnati ad offrire un ruolo centrale al mondo del volontariato, in cui credo tanto, mondo del volontariato che è molto presente a Vallo. Ci sono più di 30 associazioni, in una logica di apertura a chi è in grado di dare una mano per Vallo. È mia intenzione congedarmi dalla vostra cortese attenzione, ribadendo a voi tutti la motivazione della mia candidatura. Non bisogna mai smettere di sognare, non bisogna mai smettere di coltivare l'intima convinzione che passione e impegno possano essere gli splendidi strumenti dell'attuazione. Vi ringrazio per la partecipazione e buonasera a tutti.